un'economia abruzzese a due velocità, quella fotografata dal Cresa nel rapporto 2012 su economia e società in Abruzzo. Se da un lato infatti le grandi imprese che operano sul territorio, nonostante il periodo di crisi e la conseguente stretta creditizia, riescono ancora a trainare la produttività regionale, dall'altro un profondo processo di contrazione sta riguardando il microcosmo delle piccole e medie imprese. Un rimbalzo di produttività, la cosiddetta ripresina, è atteso per fine 2013, ma intanto molto resta ancora da fare per assicurare il consolidamento del tessuto imprenditoriale della regione e in particolare di quello del territorio aquilano, che ancora risente dei devastanti effetti del sisma 2009. I messaggi di speranza vanno comunque colti, perché la speranza credo che faccia bene a tutti, altrimenti ci dovremmo fermare complessivamente. Il rapporto 2012 ovviamente fa il punto della situazione a quella data, mentre la speranza della fantomatica o aspettata ripresina riguarda il 2013. Quindi quella fotografa il nostro rapporto, fotografa quella che era la realtà economica del 31 dicembre 2012. Quando dico era è perché oggi la velocità dei tempi è talmente cambia continuamente, per cui ovviamente può anche sembrare l'altro ieri, non ieri. Comunque il dato è un dato pressoché in linea con l'economia nazionale. Credo che si possa continuare ad affermare che fra le regioni del centro del meridione l'Abruzzo ancora si mantiene in una posizione di prima regione e comunque che tenta in ogni caso quell'aggancio che ancora da molti anni cerca di trovare verso le regioni più ricche. Alcuni settori tengono, altri settori hanno dei cali che sono dovuti prevalentemente alla riduzione dei consumi, perché le famiglie hanno obiettivi di difficoltà. Io credo che più che essere di punto vada trovato un nuovo percorso di un rapporto diverso fra pubblico e privato. Il privato si deve predisporre a non ragionare così come ragionava in passato e quindi ad avere la forza di proporre un modello di sviluppo, e il pubblico ad essere meno in difesa e meno preoccupato delle proprie cose, ma procedere insieme agli altri a un nuovo disegno di sviluppo e di modello di sviluppo dell'intera regione.